Credo che tutte le partite in questo momento siano utili per programmare il futuro e per cercare anche in base alle prestazioni dei calciatori di capire chi è attaccato alla maglia anche quando l'agonismo sportivo è terminato, e credo che in questo momento i segnali che possano venire dal campo sono importanti per la società. Ha detto una cosa molto importante: per programmare il futuro, Lombardi resta presidente della Salernitana? Ma non si sa se resta Lombardi o no, l'importante è che la società vada avanti, e in questo momento io mi sto impegnando molto per garantire la continuità del calcio a Salerno. Avrà certamente ascoltato, letto stamattina le dichiarazioni di De Luca, vuole commentarle? No, non credo che ci sia da commentare, perché su quanto è necessario, su quello che è necessario per fare calcio, credo che ormai se ne parla già a livello nazionale. Io credo di essere stato chiaro dal primo momento. Io credo che la politica è fondamentale in tutte le attività, anche nel calcio, perché fare calcio senza le istituzioni a fianco, senza la politica che supporti una società sportiva, dal mio punto di vista non è una cosa senz'altro possibile. Relativamente all'utilizzo degli stadi, ho detto che la Salernitana avrà futuro se sarà possibile sfruttare e utilizzare lo stadio, perché credo che questa sia la direzione in cui vanno tutti i grossi club, ma non solo, anche una direzione nella quale sta andando il governo, perché credo che entro il mese di maggio sarà approvata la legge Crimi, che è una legge che non fa altro che dire che le società sportive devono poter gestire gli stadi. Quindi queste sono le realtà, le chiacchiere le porta via il vento.